Benvenuti a tutti in questo nuovo video. Questo sarà un video dopo aver già fatto il video unboxing robot Roomba, quello lì precedentemente che in tanti avete visto. Faremo, in vista dell'estate e del caldo, che cosa faremo? Faremo il video unboxing di questo ventilatore comprato ieri. E sarebbe, adesso un attimo, tante scritte, sarebbe il Mi Smart Standing Fan 2 della, boh, insomma, di questa marca, che la marca è il Mi, non so che marca sia. Comunque adesso lo andiamo ad aprire e lo monteremo insieme. E poi vi farò vedere anche poi successivamente come mi sono trovata e farò, diciamo, un video poi successivo di questo ventilatore e la mia esperienza, come ho già fatto anche con il robot, visto che molti di voi erano interessati e quindi ho piacere di farvi vedere, insomma, questo, di darvi anche la mia esperienza su un oggetto utile in questo periodo, cioè il ventilatore, perché sta diventando caldo. Quindi andiamo subito ad aprirlo insieme. Quindi, allora, spero sia facile montarlo. Ah, l'ho comprato a 1 euro, era in sconto, poi dopo ve lo dico. Quindi all'interno è così, ci sono le due pale, quindi una. Ah, c'è una pala, poi c'è la piantana, che vedete, vedo, non è molto grande, ma ce ne sono di più grandi, infatti volevo una piantana che non fosse eccessivamente grande. Poi qui abbiamo altri accessori, vediamo insomma che cosa. Ah, qui c'è il cavo, poi questo vediamo che cosa serve. Qui abbiamo il bastone, così. All'interno troviamo anche un altro bastone, perché credo che sia regolabile. E per adesso basta, insomma, quindi la scatola è vuota. Le istruzioni ce le abbiamo qua dentro. Quindi andiamo subito a vedere italiano. Quindi abbiamo, vedete, questa è l'immagine figurativa per capire ciascun componente che cos'è. E qua vediamo subito la panoramica del prodotto, quindi l'installazione poi successivamente, poi vi parlerò anche poi come si collega. Allora, collegare, quindi qui dice collegare ventilatore in piedi, collegare uno il motore, che sarebbe questo. Poi il supporto superiore, quindi a supporto superiore a questo. Quindi inserire. Così. E attaccarlo poi al supporto inferiore qua. Ok, per adesso
abbiamo abbastanza montato. Continuiamo. Aprire il montaggio del ventilatore. Quindi questo. E dice ruotare la griglia. Allora, eccomi di nuovo qua. Allora, c'è stato un imprevisto perché praticamente ho la faccia sconvolta, vabbè. Praticamente stavo smontando e non riuscivo a togliere questa parte da questa, veramente. Non riuscivo. Mi ha preso un... cioè, vabbè. E quindi ho detto, vabbè, lascio perdere, poi domani viene Davide e lo facciamo insieme. Perché ho visto anche video su YouTube e non riuscivo a capire come sia possibile che non sono riuscita a toglierlo. Poi ho visto un video su YouTube, ho letto i commenti e effettivamente una persona... Questo nelle istruzioni infatti non c'è scritto, molto sbagliato, perché ovviamente io non ci sarei mai arrivata. Una persona ha scritto che adesso questo è aperto, però qua c'è una vite. È da lì che devi fare, diciamo, la rotazione in senso antiorario, come c'è scritto nel libretto. Quindi questo secondo me dovevano scriverlo. Va bene. Andiamo avanti, ecco, quindi pensavo che questo video fosse finito qua, invece per fortuna mi sono impuntata e quando mi impunto poi dopo è così. Quindi ho separato quindi, le varie parti della griglia, dove all'interno ci sono le pale che sono fatte così. Adesso, passaggio 3, quindi installare la griglia posteriore sul motore. Quindi la griglia posteriore è questa, quindi dovrei inserirlo così. Comunque questo ventilatore è poco pratico. Ok. Ci siamo, quindi montato. Poi andiamo a inserire questo affarino qui, la manopola, che va messa qua. Ora, premessa, le istruzioni non si capiscono niente, è molto intuito e sinceramente già non, cioè, iniziamo malissimo perché non riesco a capire, veramente ci sono certe immagini che comunque non corrisponde, ci devo arrivare da sola. Cioè, penso che se qualcuno magari non ci arriva, anche tipo un anziano lo fa, secondo me non ci arriva, cioè veramente non è uno scherzo. Sto andando un po' intuito perché sinceramente... Quindi adesso ho avvitato già queste due parti, ok, e adesso dovrei andare a inserire di nuovo questo che sarà un problema. Ok, già ho sbagliato.
Poi, la vite non c'è e non so perché. Comunque non c'è perché non c'è. Quindi, peccato. Speriamo che rimani su. Ho visto tutto, ma non mi sembra che sia caduta da qualche parte. E speriamo che comunque rimanga lo stesso. E quindi adesso lo accendiamo. Eccolo, acceso. Quindi al momento è acceso. Qui dietro si accende da qui. Questa è la ventilazione, questo è il timer, questa è la rotazione e questi sono fino a 4 livelli. Pronto, più altro stavo guardando. Ah, volendo si può collegare con l'applicazione My Home. Le velocità, quindi qui ci sono 4 velocità. E si può collegare anche al wifi. Appunto, una volta collegato al wifi, poi dopo lo puoi utilizzare attraverso l'applicazione. Poi qui vedo che queste parti. Abbasso un po' perché non so se si sente. Queste parti si possono lavare con una spugna e dell'acqua. Invece le parti non lavabili sono queste sotto. Poi qui ci sono tutte le risoluzioni dei problemi se dovremo incontrarle, quindi dobbiamo, cioè, ci dice cosa, la possibile causa e la soluzione. E niente, insomma, ecco queste qua, quindi modalità di utilizzo. Che vedete in teoria qua va inserita una chiave, sì, una. Qua sotto praticamente una vite, ma no, che non ho, però dovrebbe rimanere lo stesso. E diciamo che ci sono tutte le figure, tutti i passaggi, però ho poca intuizione, diciamo, da 0 a 10 do un bel 5. Neanche la sufficienza perché ci ho messo un attimo a capire. E poi ecco, questo è tutto quello che dovrebbe contenere, tutto tranne questo, non ce l'ho. Quindi il video finisce qua, questo unboxing un po' con questa faccia un po' strana, pensavo che venisse meglio questo video. Però veramente mi ha fatto sudare 7 camicie montare questo ventilatore, pensavo che fosse più facile. Adesso lo proverò, lo testerò per un po' e poi vi farò sapere che cosa ne penso che, insomma, la mia esperienza e in teoria dovrebbe insomma emanare comunque aria, sentire il fresco. Quindi spero che funzioni, spero che non si rompa subito e quindi vabbè, grazie di essere arrivato fin qui nel video. Lascia un like, iscriviti al canale, mi raccomando, lasciami anche un commento e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao.